Buongiorno a tutti, siamo tornati a Caltanissetta con la Nitrex per seguire la seconda fase della demolizione del viadotto San Giuliano. Prima di cominciare vi ricordo sempre di farmi sapere se il video vi è piaciuto con un bel like, di commentare, fare domande, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E adesso andiamo a cominciare! Come molti di voi ricorderanno, quest'inverno è stata demolita la prima parte del viadotto San Giuliano. Con un'operazione molto spettacolare, la Nitrex ha abbattuto un tratto di viadotto lungo più di 1000 metri. Ora siamo in estate e siamo pronti per la demolizione del secondo tratto di 440 metri. Perché tutto questo tempo tra il primo e il secondo tratto? Perché sotto questa parte di viadotto passa la linea ferroviaria locale che collega Caltanissetta con le città vicine. Per questo motivo ANAS, di concerto con Ferrovie dello Stato e RFI, hanno deciso di posticipare questa operazione in un periodo in cui il traffico pendolare è meno intenso, in modo da causare minor disagio possibile all'utenza. Per evitare di danneggiare la linea ferroviaria, il binario è stato protetto con uno strato tessile e un rilevato in terra. Anche la linea di trazione elettrica, che serve ad alimentare i treni, è stata smontata. Insomma, è stato tutto predisposto in modo che, una volta effettuata la demolizione, la linea e quindi il servizio passeggeri possa essere ripristinato nel minor tempo possibile. Come abbiamo accennato nel precedente video, questo viadotto è stato progettato alla fine degli anni 60 dall'ingegner Silvano Zorzi. Zorzi è stato uno dei più apprezzati progettisti di ponti del XX secolo. Fondatore della società INCO, Ingegneri Consulenti, ha progettato molti dei ponti più importanti che si trovano sulla nostra rete stradale e che ancora oggi noi tutti percorriamo. Il viadotto San Giuliano presenta delle soluzioni molto particolari e affascinanti, basate su avanzati concetti di efficienza e minimo strutturale. La struttura nella sua interezza, considerando anche la porzione demolita lo scorso inverno, conta 31 pile cave a pianta rettangolare e 10 impalcati con sezione a doppio T, il tutto realizzato in calcestruzzo armato. Diversi impalcati, realizzati in opera, appoggiano su 3 o 4 pile consecutive, mantenendo una porzione a sbalzo sulla quale appoggia l'impalcato successivo. L'intera opera scavalca con un'unica struttura due valli attigue. Perché si è resa necessaria la demolizione di quest'opera? Nonostante la concezione avanzata, la porzione di viadotto più vicina alla città ha iniziato a deformarsi sia in pianta che in elevazione, a seguito di un movimento franoso dell'intero versante sul quale insisteva. Per ragioni di sicurezza e continuità strutturale, anche questa sezione di viadotto domani verrà demolita. Il progetto di demolizione prevede di spezzare a metà sia le pile che alcuni impalcati, in modo da rendere più agevole il loro smaltimento. Come sempre accade, i materiali risultanti dalla demolizione verranno interamente riciclati.
il calcestruzzo verrà macinato e utilizzato come inerte per la realizzazione di sottofondi e riempimenti, mentre l'armatura in acciaio e i guardrail non più a norma verranno inviati in fonderia per produrre nuovo acciaio. La giornata di lavoro è finita. Come potete immaginare, il sole di Sicilia ci ha messo alla prova, però tutto sommato con un po' di vento siamo riusciti a resistere bene. Ora si va a riposare, domattina per le 10:30 deve essere tutto pronto per lo sparo. Quindi per adesso buonanotte. Ore 9:30 del mattino, tra pochi minuti la nuova statale 640 che corre parallela al ponte da demolire verrà chiusa. Ormai è tutto pronto, mancano solamente i detonatori da installare e poi la Nitrex sarà pronta per lo sparo. Come ormai avrete capito, la precisione è il marchio di fabbrica della Nitrex. Anche questo ponte è venuto giù esattamente come era stato progettato. A questo punto non ci resta che salutarci, vi salutiamo io e Francesca di Comunicazione Tecnologica, ovviamente vi salutano tutti gli operai e tecnici della Nitrex e non ci rimane che fare un grande saluto e un grande ringraziamento all'ANAS che gestisce l'infrastruttura, alla cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna che si sta occupando di ristrutturare l'intera arteria e un saluto speciale va anche al Distretto Minerario della Sicilia che monitora e gestisce tutte le attività esplosivistiche della regione. A questo punto un grande abbraccio, un grande saluto e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci!